25 anni da compiere ad ottobre, Mamadou Yahya Kanuté è uno dei tanti volti nuovi del Catanzaro di Gaetano Auteri. Fortemente voluto proprio dal tecnico siciliano, l'attaccante non nasconde che la presenza del tecnico sia stata decisiva per portarlo sui tre colli. Sicuramente questo ha influito un po' sulla scelta di venire a Catanzaro, conoscendo il mister, conoscendo anche il direttore che ho avuto anche a Castellammare. Niente, questa società poi mi ha cercato diversi anni e quest'anno c'hanno un obiettivo, abbiamo un obiettivo importante, per cui io ho scelto di venire a Catanzaro perché hanno un progetto molto, molto interessante. L'obiettivo mio è l'obiettivo della squadra, è l'obiettivo dei tifosi, è quello di puntare, di vincere il campionato e di arrivare in Serie B. Per me l'obiettivo finale è quello. Sicuramente ci tengo tanto a dimostrare il mio valore per questa piazza, per questa tifoseria, secondo me è stupenda, perché comunque ho giocato in passato contro questa squadra e so il valore di questa piazza qual è. Quindi ci tengo a fare bene perché comunque la società mi ha dato la sua fiducia, l'allenatore, il direttore, e li ringrazio anche per questo. Venendo al campo, Kanuté spiega le sue caratteristiche e commenta la grande concorrenza che si troverà ad affrontare. Vabbè, nel Tridente davanti nessun attaccante c'ha un ruolo fisso davanti, perché il mister piace che noi ci muoviamo dove ci troviamo, ci muoviamo senza rimanere fermo in un posto, e questa cosa va solo a nostro vantaggio, insomma. E mi piace. Io comunque ho giocato davanti, ho giocato in tutti i ruoli, quindi per me non è un problema. Trovarmi davanti come attaccante punta o esterno per me è la stessa cosa. Sì, la concorrenza aiuta a migliorare, aiuta a fare bene. Quindi io, per quanto mi riguarda, a me, io penso solo giorno dopo giorno di migliorare negli allenamenti e di arrivare al top della mia forma per l'inizio del campionato.